Più saluto Michele Serra in collegamento con noi, firma di Repubblica, l'amaca tutti i giorni sulla Repubblica, lettura irrinunciabile. Ciao Michele, spero di poterti vedere anche sull'Edwall, eccoci qua. Michele, intanto vorrei una tua prima sensazione su queste immagini che abbiamo visto. Beh, sensazione brutta ovviamente. E mentre vedevo le immagini, da un lato mi veniva da dire: non hanno neanche il coraggio delle proprie opinioni, perché poi se questo è il loro modo di vedere le cose, lo nascondono di fronte agli sguardi esterni. Dall'altro pensavo che anche molto mi immedesimavo, è imbarazzante, è difficile, perché gridare viva il Duce vuol dire la democrazia mi fa schifo, non è che ci sono molte vie di mezzo. Cioè, chi è mussoliniano omaggia un leader politico che si è fatto strada con la violenza come metodo sistematico e che ha abolito ha fatto la rivoluzione effettivamente, era un leader rivoluzionario, ha abolito la libertà e la democrazia. Quindi mi metto anche nei panni di chi sa bene che essere fascista in modo esplicito crea dei problemi al partito e al leader del partito. Ma secondo te, Michele, Giorgia Meloni, perché c'è questo enorme, no, salto tra Giorgia Meloni, leader, presidente del G7 con i grandi della terra, che accredita l'Italia, diciamo, al tavolo dei grandi, in questo momento viene considerata la leader emergente in Europa, no, con le difficoltà di Macron e di Scholz, e poi abbiamo invece questo mondo dei giovani con la testa dei Fratelli d'Italia che si esprimono così. Secondo te, a Giorgia Meloni è chiaro quello che questi giovani, che lei dice siete stupendi, no, esprimono? Cioè, lei lo sa? Allora, bisognerebbe chiederlo a lei, ammesso che abbia voglia di rispondere alle domande, e in particolare a questa domanda. Ma io penso che sia un bel grattacapo. Sì, penso sostanzialmente che lo sappia, e penso che non sia facile gestire quella situazione. Guarda, in questi giorni si parla molto della necessità di, come dire, normalizzare il più possibile l'onda di destra che ha preso moltissimi voti in Europa. E soprattutto riguardo a Le Pen, Marine Le Pen e Meloni, c'è una corrente di pensiero che dice sarebbe interesse delle democrazie e dell'Europa appunto che questa destra si normalizzasse, si allontanasse dalle posizioni, certo, antisemite nel caso di Le Pen e fasciste, neofasciste nel caso di Fratelli d'Italia. E io sono d'accordissimo con chi può essere così sciocco da non sperare o pensare che sarebbe, dormiremo tutti i sonni più tranquilli, saremmo tutti molto più contenti se esistesse una destra spendibile. Come dire, non dipende da noi, cioè dipende da loro. Dipende, è questo, dipende da loro. Ma dipende da loro, è il punto. E direi che forse non dipende neanche soltanto da Fratelli d'Italia, quando poi assistiamo a una Lega che cerca di scavalcare Fratelli d'Italia a destra. Le immagini di questi giorni dell'aggressione alla Camera e insomma anche delle parole del vice segretario Crippa sono abbastanza impressionanti. Rivediamo. Colleghi, per cortesia, adesso possiamo riprendere. Onorevole Pagano. Onorevole Donno, per cortesia, richiamo l'ordine. Onorevole Donno, è espulso. Onorevole Donno, è espulso. C'è gente tipo Donno che dovrebbe stare in un circo, in un Parlamento. La provocazione è avvenuta da parte del Movimento 5 Stelle, continuando a fare gestacci e cantando Bella Ciao in aula. Ma secondo lei il simbolo della decima non è un gestaccio?
Per me è più un gestaccio cantare Bella Ciao perché? In aula, perché richiama il comunismo. E il comunismo ha fatto dei morti. Purtroppo esiste ancora, anche in quest'aula. È una vergogna! Dovresti grazie. Uscire da quest'aula! Grazie, grazie. Michele, due questioni voglio affrontare. La prima sono le frasi di Crippa, cioè quest'idea che sia meglio la decima Mas che Bella Ciao, perché Bella Ciao è il canto dei comunisti. Vorrei un commento su questo. È incommentabile, nel senso che è una fregnaccia, come si dice a Roma, insomma. Non è una canzone comunista, non lo è mai stata, e bisognerebbe... È brutto dirlo, no? Perché poi ricomincia la solfa dello snobismo di quelli di sinistra, ma leggere qualche libro ogni tanto aiuta, ecco, oltre ad avere degli eleganti pantaloni a tubino, forse leggere qualche libro potrebbe favorire, diciamo, una rappresentanza politica dei tuoi elettori più dignitosa. La decima Mas è uno dei simboli più aggressivi del fascismo, e specialmente di Salò, quindi del fascismo nella sua fase più sanguinaria durante la guerra civile. Quindi voglio ricordare ai nostri telespettatori perché devo commentare. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che no, perché c'è anche quest'idea di questa insomma, l'ho sentito Bruno Vespa, insomma, che la decima Mas poi si arrese tanto. La decima Mas si è resa responsabile di stragi assieme ai nazisti, stragi cosiddette nazifasciste. Ne cito una, andate a documentarvi, la strage di Forno, d'accordo? 1944, mi pare che i morti siano stati tra i 30 e i 50, non mi ricordo, ma gente del paese massacrata sul greto del fiume, disarmata solo perché appunto erano antifascisti. E quindi, prima di parlare della decima Mas in termini elogiativi, andate a studiarvi un pezzetto della storia, e questo servirebbe forse anche all'onorevole Crippa prima di parlare. Poi c'è un altro tema però, Michele, che mi ha colpito. Sai, un tempo si mettevano i cappi, si mangiava la mortadella, se c'era, vi ricordate, contro Prodi la mortadella in aula, che erano segnali di un grande degrado. Cioè, a me colpisce che oggi la sanzione a questo Donni e l'aggressione veramente squadrista a questo parlamentare avviene perché lui scende con un tricolore e obiettivamente non si vede l'aggressione. Cioè, lui evidentemente vuole sbandierare il tricolore davanti a Calderoli, forse glielo vorrà posare sulle spalle, non lo so, al massimo, però è un tricolore, no? Che fa scattare un'aggressione. Questo mi colpisce. Ma certo che colpisce, è il famoso rovesciamento di narrazione del quale parlano tra l'altro molto volentieri, cioè quello lo rivendicano. Guarda, io vorrei cercare di semplificare un pochino la questione. La questione, secondo me, mio modesto parere, è che la sinistra ha fatto i conti con la propria storia e con il sangue che è alle sue spalle, sangue versato e anche sangue provocato. 30 anni fa, cioè la Bolognina, io credo che i ragazzi dovrebbero andare a vedere La cosa di Nanni Moretti, che era, oggi si dice docufilm, era la narrazione del travaglio, del dolore, della fatica, ma anche della serietà con la quale centinaia di migliaia di militanti e di dirigenti del Partito Comunista hanno deciso di uscire da quel pezzo di storia e entrare in un altro pezzo di storia. Questo percorso la destra non lo ha fatto, non è che lo dico con dispiacere, perché se lo avesse fatto non assisteremo a queste scene penose. Ci ha provato vagamente Fini, che poi ha fatto la fine politica che ha fatto, ma insomma quello è stato un tentativo serio e coraggioso di creare appunto quella di cui si parla adesso, una destra normale, una destra ampiamente compatibile. Quel percorso con la democrazia è stato interrotto. È stato interrotto e mi piace anche, credo che sia necessario ricordare anche che noi vecchi abbiamo il compito di
di non perdere la memoria, è stato interrotto anche perché Fini è stato massacrato dai giornali di Berlusconi. Certo, certo. A proposito di moderatismo, il famoso metodo di memoria, il famoso metodo boffo, diciamo così, e poi ecco, il sistema, ecco, diciamo la macchina del fango. Senti, ti aspettavi quello, che scusami, ultima cosa, Corrado, scusa, perché a chiusura di questo. Il risultato di tutto questo è che non mi risulta che esistano dirigenti di sinistra che hanno il busto di Stalin in casa loro, mentre il presidente del Senato, seconda Camera dello Stato, ha un busto del Duce in casa sua. È tutto in chiaro, non è che benissimo l'inchiesta di Fanpage, fantastica e coraggiosa anche la giornalista, ma è tutto già in chiaro. Quindi noi facciamo il tifo disperatamente perché la destra sia includibile, diciamo, nel gioco politico democratico europeo, ma dipende tutto veramente da loro. Senti, Michele, proprio riallacciandomi a questa destra, vorrei mostrare le foto. Io ho guardato tutti gli europei, no, di atletica, e ho visto che il presidente della Repubblica Mattarella è andato, credo, 3 giorni di seguito. Anche lui preso evidentemente da una febbre, no? di passione per questi ragazzi. È veramente, siamo diventati, spero con metodi ben diversi, la DDR, diciamo, dell'Europa. Ti ricordi quando la DDR vinceva tutte le medaglie, no? alle Olimpiadi? Insomma, siamo diventati in realtà la nazione prendi tutto come medaglie. E però i nuovi protagonisti sono loro. Vediamo delle foto, ma ce ne sono anche altri. Sono le foto di questi ragazzi che sono tutti italiani, italianissimi, di seconda generazione, col papà o la mamma della Tanzania o dell'Etiopia o della Giamaica o del Marocco, no? Che parlano l'accento bresciano, l'accento romano, no? Cioè sono i nuovi italiani. E credo che non ci sia niente di più bello del rovesciamento no, della politica vannacciana in questa immagine. Beh sì, anche perché le immagini parlano. Io purtroppo non ho visto tutti gli europei, ma ho visto la finale di ieri sera e ho avuto pensieri forse politicamente scorretti, perché ho pensato in termini molto, tra virgolette, etnico-razziali, a un miglioramento clamoroso della specie. Cioè Vanessa, Larissa Iapichino è molto più bella di me, temo anche di te, Corrado. Assolutamente. Cioè, ecco, è come se si fossero aperte, volevo dire, più bella di me e persino di te, Corrado. Ti ringrazio, sei molto caro. Le finestre, è come se fosse entrata una, ma materialmente, ripeto, non ideologicamente, come se fosse entrata un'aria nuova e questo era materialmente visibile in forme clamorose. Quindi ecco, mi spiace ora, aver fatto body shaming nei confronti delle precedenti generazioni, me compreso, ma eravamo più brutti prima. Senti, prima di salutarti ti saluto e ti ringrazio per essere stati con noi in questa lunghissima stagione. Sei stato un faro per i nostri telespettatori, quindi io ti voglio ringraziare facendoti vedere il regalo bellissimo che mi hai fatto, che è stato piazzato a casa mia, che è il salotto Radical Chic, con cui Piazza Pulita andrà in vacanza dopo questa puntata, con questo bel salotto che mi hai regalato tu. Tientelo, caro, perché te lo invidiano tutti. Sì, lo so, mi hanno chiamato un sacco di persone che rosicavano già settimana scorsa. Non ve lo do, non lo vendo, questo è mio. Grazie Michele Serra per essere stato con noi.